Nella vita della beata Margherita Colonna si racconta che, essendo venuta a Roma col fratello cardinale per venerare le reliquie degli apostoli, volle visitare una santa donna di nome Altrude, che viveva consacrata a Dio nella propria casa con l'abito del terzo ordine di San Francesco, e restò ammirata delle sue virtù. Altrude morì circa nel 1280 e la sua festa si celebra il 22 di giugno. Ringraziamo Germano Carofigli per il sito santibeati.it. Cari fratelli, oggi parliamo di una beata che ha, secondo me, delle caratteristiche comuni a quelle dei nostri tempi. Non ho voluto inserire questa beata perché avesse delle cose diverse dagli altri o per mancanza di spunti, perché oggi comunque la lista dei santi è abbastanza numerosa. Ho voluto aggiungere la beata Altrude da Roma perché ci sia di monito che appunto noi possiamo in qualche maniera essere santi, ma la santità che noi offriamo sia al Signore sia comunque alla comunità deve essere sicuramente il punto di luce che la terra ha bisogno. Come dice giustamente il Signore nel Vangelo, non si può mettere sotto il tavolo un lume. Quindi di conseguenza questa donna, che apparentemente non ha nessun attributo particolare, la storia non narra delle sue vicende particolari, probabilmente non sapremo neanche mai il perché è stata fatta beata, ma sappiamo che appunto il suo modo di vivere, la sua vocazione, la sua consacrazione a Dio, e non solo perché porta l'abito del terziario, la porta ad essere luce fra le genti. Ecco, noi dobbiamo considerare che qui parliamo del 1280, circa 1000 anni fa, sicuramente 800 anni fa, però 700. Però rendiamoci conto che cosa fosse la comunicazione del 1280. Cioè, noi ci rendiamo conto che praticamente qui parliamo di persone in cui, insomma, la posta arrivava quando il cavallo aveva voglia, si sentiva di andare in giro, ci mettevano magari mesi perché arrivassero le comunicazioni, ci volevano comunque mesi perché certe notizie venissero anche accertate, ci volevano sicuramente settimane affinché comunque certe parole venissero all'orecchio degli altri, perché comunque in ogni caso, come ben si sa, la gente ha sempre mormorato. Però le verifiche vere e proprie di quelle che sono le leggende vanno comunque fatte. Quindi di conseguenza questa beata Altrude, in una maniera o nell'altra, riesce a far parlare di sé. Ma la cosa bella che comunque noi riusciamo a capire è che quando noi siamo votati per Dio, quando noi facciamo delle cose per Dio, ci consacriamo a Dio e vestiamo non solamente l'abito di una certa regola, ma vestiamo l'abito di Dio, in quel momento lì noi diventiamo veramente un punto di luce, se però rispettiamo quelle che sono le regole imposte dal Signore. Naturalmente il 1200 è un secolo particolarissimo, perché iniziano a esserci grandi asceti, quindi tutto quello che si muove all'interno della santità prende comunque uno spunto particolare. Qui non si parla di santi in cui così li hanno fatti tanto per, qui si tratta di persone che realmente erano diventati dei punti nevralgici. Qui parliamo di una Margherita Colonna che rimane affascinata dalla presenza di questa donna. Ricordiamo che questa Margherita Colonna, per chi volesse poi approfondire, una beata che viene celebrata appunto il 30 di dicembre, una persona mistica, quindi colei che comunque ha avuto un'esperienza col Signore veramente forte, eppure nella sua misticità si trova a dover così in qualche maniera fare i conti con l'ascesi di altre persone ancora più di lei. Quindi rimane affascinata. Rimanere affascinato vuol dire che comunque c'è qualcosa che noi pensiamo di aver ottenuto dal Signore, in realtà
è solo un punto di partenza, perché ci sono altri che, come diceva o dice ancora il mio ex sacerdote, ci bagnano il naso. Quindi l'esperienza che noi dobbiamo fare alla luce di questa figura, che oltretutto non ha la stessa portata di Margherita Colonna, perché comunque non ha una biografia, cosa che lei poi ha avuto nel tempo, perché anche comunque veniva da una discendenza piuttosto particolare, di questa donna sappiamo poco niente, eppure per la Chiesa è al pari della Margherita, quindi sono tutte e due beate, quindi tutte e due hanno la facoltà di intercedere per il cielo. Ecco, quello che noi vediamo, che oggi poi non riusciamo a capire, è che molte volte noi siamo così portati a vedere queste persone che hanno vissuto un certo particolare momento della storia della Chiesa, così lontane, lontane poi. Appunto, no, non deve essere, un po' perché comunque in ogni caso la nostra spiritualità deve essere sempre alimentata, e l'alimentazione viene fatta da quelle che sono le persone che hanno fatto la Chiesa. Quindi penso che ci sia una naturale vocazione, e penso che anche noi possiamo ritrovare le nostre ascesi attraverso le vite dei santi. Questo canale si prefigge di donare ogni giorno un piccolo santo, poi se uno riesce a trovare la propria spiritualità attraverso questo video, ma non necessariamente, magari può trovare la sua spiritualità attraverso, e anzi dovutamente, verso il proprio direttore spirituale. Questo ci fa capire che comunque in ogni caso dobbiamo sempre cercare dei riferimenti altrui. Quindi non solo noi dobbiamo vivere e capire che la nostra spiritualità non è possibile così paragonarla a quella degli altri, ma dobbiamo sempre essere fedeli, fedeli a quella che è la volontà del Signore, cioè quella di stimarci l'un l'altro nella consapevolezza che c'è qualcuno che riesce a essere più di noi, quindi stimarlo, ma nello stesso tempo l'imitazione, come dice anche come il famoso libretto, l'imitazione di Cristo, quindi cercare di imitare gli altri in una maniera accessibile alle nostre possibilità, il poter essere comunque positivi, propositivi. Come poi succede dappertutto, anche questo canale ha una persona che ha un'ascesi piuttosto forte, e nella sua ascesi ha il suo misticismo, vive nel nascondimento, ma nello stesso tempo comunque è visibile, perché le sue interazioni, perché le sue modi di essere possono essere così donate al pubblico. Quindi di conseguenza, nonostante ci possano essere anche nelle piccole comunità, come questa può essere una piccola comunità, quella che vi sta parlando, persone che fanno i video, altre persone che commentano, altre persone che suggeriscono, la comunità è quella, ognuno con i suoi doni, ognuno con i suoi carismi, però nella realtà dei fatti tutti quanti noi cerchiamo un pochettino di essere migliori alla luce del fatto che abbiamo un fratello o una sorella vicino che ci possono dare non solo dei consigli, ma ci possono far capire che certe cose sono molto più accessibili per arrivare al Signore. Ecco, non ci vuole molto. Molte volte noi pensiamo che non siamo dei Padre Pio, non siamo dei San Francesco, però molte volte l'atteggiamento di queste persone, atteggiamenti accessibili anche a noi, ti fa capire che ci sono quelle chiavi che puoi arrivare al Signore molto più facilmente. È vero, l'ascesi generale di un San Francesco è inaccessibile quasi a ognuno. Anche Padre Pio comunque aveva come punto di riferimento San Francesco, in quanto comunque lui nelle sue azioni aveva sempre paura di offenderlo. Quindi di conseguenza ci può essere una visione e una soggezione dei santi, ma allo stesso tempo comunque lui ha voluto in qualche maniera essere così un punto di riferimento. Voleva proprio che San Francesco fosse un punto di riferimento, senza poi tener conto del fatto che poi alla fine ognuno, come Sant'Antonio oppure come appunto lo stesso Padre Pio, avevano una spiritualità tutta diversa. Ma comunque in ogni caso, oggi come oggi, noi non saremo mai dei Padre Pio, ma possiamo comunque in ogni caso capire quanto fosse importante la sua
la sua ascesi, quanto fosse importante la sua severità, quanto fosse importante la sua severità in relazione alla verità. Ecco, non più tardi di qualche giorno fa ho parlato con una persona che si è confessata da Padre Pio, e lei mi diceva: quello prima di me è stato mandato via in malo modo. Ecco, se noi avessimo visto Padre Pio come un burbero, una persona che scaccia le persone, che non è misericordioso, che non è pietoso, avremmo visto solamente una persona che in qualche maniera avrebbe fatto solo autostima, avrebbe fatto solo autocelebrazione di se stesso. In realtà Padre Pio, mandando via le persone, le ha fatte ritornare meglio di prima. Yeah.